quando in Irpinia si scavava a mani nude durante il terremoto del 1980. La foto ritrae una donna irpina mentre scava a mani nude tra le macerie durante il tragico terremoto dell'Irpinia. Una foto atroce, dura ma veritiera, che rappresenta la sofferenza della povera gente durante le tragedie. Una foto che dovrebbero vedere tutti quei giornalisti che, ogni qualvolta avviene una sciagura al nord, lanciano, senza motivo, frecciatine indirette alle popolazioni del sud, tacciandole di essere pronte solo a lamentarsi ed aspettare gli aiuti, mentre altrove si danno da fare in silenzio. Un pregiudizio atavico di presunta superiorità, nato nel 1861 con l'invasione piemontese del sud, che non si ferma nemmeno dinanzi alle tragedie. Smettetela di dire infamità, anche a sud ci si rimbocca le maniche, come in ogni parte del mondo, quando succedono simili catastrofi. Durante quel brutale terremoto, mentre gli aiuti tardarono ad arrivare, scatenando perfino l'ira del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, la gente, sola e abbandonata, scese in strada scavando a mani nude tra le macerie, nella speranza di salvare quei poveri cristi sepolti vivi di cui si sentivano i gemiti e le urla di dolore. Quando succedono queste catastrofi, bisognerebbe stare in silenzio, rispettare la gente che soffre senza alimentare il pregiudizio. Il clima è impazzito, l'essere umano è la causa di questo cambiamento, bisogna agire. Ogni anno bastano le prime ondate di maltempo da nord a sud per contare numerosi morti. Tutte le regioni colpite devono essere aiutate ugualmente, anche se credo bisognerebbe fare più prevenzione piuttosto che intervenire dopo le morti. Smettiamola con questo odio verso il sud. Sono del sud e piangerò sempre per il Vajont, l'alluvione di Firenze, la strage di Bologna, il crollo di Genova, il terremoto dell'Irpinia, l'alluvione in Sicilia e per tutte le tragedie, ma sono stanco di sentire questi pregiudizi perché sono certo che in ogni tragedia le povere persone che ci capitano da nord a sud si rimboccano le maniche e cercano di salvare gli altri come questa povera donna irpina.